apriamo un'altra puntata della musica che gira intorno. Bentrovati sul canale 90 del Digitale Terrestre, amici, per questa puntata, amici che amate la musica e oggi direi anche chi magari la musica non la ama tanto. Benvenuti per un'altra puntata della musica che gira intorno, oggi in compagnia di un gruppo musicale molto conosciuto che è il Chanoma Arte Mediterranea. Siamo qui con il gruppo musicale, con Piero Giovenco che è il frontman, la voce, ma anche la voce recitata, perché oltre a cantare, oltre a essere la voce leader di questo gruppo, sei anche chi recita, l'attore che recita, perché il gruppo De Chanoma non fa soltanto musica, ma spettacolo a 360. Benvenuti ai maestri che sono insieme con noi. Piero, benvenuto a questa puntata. Grazie. Come avete ben capito, questa settimana l'argomento è la musica classica napoletana. Musica classica che nasce intorno alla fine del Settecento, intorno all'inizio dell'Ottocento, fino al dopoguerra circa, dove le canzoni napoletane proliferano con delle canzoni, ripeto, che malgrado siano passati più di 100 anni rimangono ancora veramente dei capisaldo della musica, fino ad arrivare intorno al 50-51, dove addirittura attori come Totò, Antonio De Curtis scrisse Mala Femmina, quindi un periodo dove tanti si esibivano, tanti scrivevano prose e musica napoletana. Piero, questa passione per la musica partenopea dove nasce? Diciamo che nasce da quello che è stato mio padre, che mi ha trasmesso questa grande passione. Lui fra le altre cose cantava e praticamente io da piccolino ho capito subito che quella era qualcosa che mi prendeva. Imparavo subito le canzoni e da quel momento inizia questo mio percorso che possiamo dire proprio abbastanza lungo. Sì, ero piccolino, però già, come dire, era quello che io cercavo, cioè sulle canzoni, su questa melodia bellissima ritrovavo dentro di me un appagamento, mi sentivo certo. A mio agio, e questo diciamo fino ad arrivare all'incontro con i maestri che sono qui presenti oggi con noi, che formano il gruppo dei Chanoma. Adesso, prima di cominciare a parlare e ascoltare la buona musica napoletana classica, direi di presentare i nostri amici che fanno parte del tuo sodalizio, cominciando, vuoi lo fare tu, lo faccio io? Guarda. Lo fai tu. Cominciamo con Davide Morici, che è la chitarra ma anche il direttore artistico del gruppo, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Quindi abbiamo Sebastiano Zizzo, violino anche lui organizzatore, perché in questa band penso che è un po' un sodalizio dove tutti decidete tutto, ma c'è nella divisione dei compiti sicuramente c'è anche questo. Quindi Rosario Giovenco, l'altra chitarra, voce, fratello di Piero, fra l'altro, un'altra voce, avremo modo in quest'ora insieme di ascoltare le peculiarità e le capacità sonore anche di questo altro maestro. Quindi Giuseppe Girgenti al contrabbasso e Raffaele Pullara al mandolino. A questo gruppo di Chanoma mancano Davide Pendino, percussionista, come manca Linda Mongelli, che è la danzatrice. Perché oltre a fare musica, loro recitano la figura di Puccinella, che fra l'altro quella che io ho seguito in alcuni vostri spettacoli ed è molto bella. E abbiamo messo questa maschera che e oggi non è che noi, ci sarebbe piaciuto far vedere come balla bene la Taranta questa vostra collega, molto brava, io ho avuto modo di vederla al Golden e mi è piaciuto tantissimo. Sì. Con noi anche Davide Scibilla, che è management Meridiano 13, sì, che cura anche la parte artistica, la promozione di questo gruppo. La visibilità. Come tu da autotesino, perché credo che sia autotesino, no? Veneto, no, Veneto, Veneto, pensavo autotesino, scusami. Però mio nonno era DJ. Quindi le origini sono queste. Come mai ti avvicini così alla musica partenopea? Ma io ho sposato il progetto dell'Associazione Chanoma perché collaboro e conosco i musicisti da quando vivo in Sicilia praticamente. I Chanoma nascono a fine anni 90, io sono qui dai primi anni 90, insomma ci siamo conosciuti molto presto, abbiamo lavorato tanto insieme. Poi Davide Morici mi ha invitato a sentire questo nuovo progetto che è il Neapolis Med Ensemble, quindi lo spettacolo Partenope. Sì. E la musica napoletana non ha confini, non basta. Io sono stato a ascoltare Carosone a Mestre nel fine anni 80 e il teatro scoppiava di gente, quindi la musica napoletana è forse l'unica musica italiana che abbiamo. Certo. È conosciuta in tutto il mondo, si ascolta in tutte le lingue. Sono più di 100 anni, canzoni che hanno più di 100 anni, quasi 200. Ci sono canzoni che parlano dell'Italia, che raccontano l'Italia meglio di qualunque altro tipo di musica. Molti non lo sanno, per esempio, perché magari l'ascoltano anche i giovani che si avvicinano alla musica e vengono comunque interessati dalla musica
musica per noi, che non sarà breve, perché Leonardo Innamorato è qualcosa del 1920-25. Sì, sì. Quindi sono più di 100 anni, una canzone che conoscono anche i bambini. Prima poi mondiale. Renzo Arbore a sua volta ha riportato in auge molte canzoni. Sicuramente. E io ascoltando, ho visto lo spettacolo e conoscendo già la maestria, la bravura dei musicisti, Piero che è sul palco un fenomeno, ho detto va bene Davide, accetto e lavoriamo, ci sposiamo e cominciamo a lavorare. Direi di fare sentire subito, quindi avere subito un saggio di quella che è la bravura, anche perché il vostro repertorio, che non è soltanto partenopeo ma è anche siciliano, è bene dirlo, è vero, sì, Davide? Cialoma è nata con, noi facciamo ricerca e riproposizione di tradizione, della nostra tradizione popolare, la nostra, quella siciliana, da là, da un 4 anni è nato questo progetto partenopeo, quindi noi diciamo partiamo con il siciliano. Quindi in qualche modo avete di nuovo riunito le due Sicilie, il regno delle due Sicilie, come era sì, un tempo. Alla fine. Del resto il territorio dell'epoca storica più florida per noi del sud, dove realmente eravamo ricchi di tante cose e non soltanto di artisti che sapevano poi comporre musica. È propositivo, diciamo. Propositivo, sì. In questo momento, vuole. Soprattutto in questo momento, un rilancio non farebbe male a nessuno. Allora, devi partire intanto con qualcosa che sia siciliano. Questo siciliano. È preparato come primo brano. È un brano Canta a Timone, un antico brano delle Tonnare che veniva cantato, accompagnava le Fatiche dei pescatori, che abbiamo noi riarrangiato sempre col gusto etnico, col gusto mediterraneo e anche popolare. Quindi iniziamo con questo brano. Beh, inizia allora, con le abbagnate, con le abbagnate, come si usava a fare nei migliori mercati. C'era, diciamo, la pesca del tonno, sì. Praticamente c'era il reis che comandava, ma diciamo dietro di lui c'erano tante figure, che era colui che, diciamo, dai tempi esatto. c'erano altri mestieri, perché erano parecchia gente, diciamo, che usciva per mare per questa, quindi, diamo spazio questa grandissima tradizione. Quindi amici, buon ascolto, buona visione, i Cialoma. Saladici
l'eccellente musica di Scialoma e la grande voce di Piero Giovenco, che trasferisce realmente quelli che erano i sentimenti e la passione, l'amore per un lavoro come quello del pescatore in un periodo, cose che oggi nelle canzoni non ritroviamo più, caro Piero. Diciamo che era un lavoro duro e quella era gente che praticamente sudava veramente per guadagnarsi il famoso pezzo di pane, per cui tutte le canzoni, le note che uscivano erano molto sofferte, perché c'era sofferenza in quel lavoro. Adesso magari purtroppo diverso, le tradizioni vanno per scomparendo, ma noi cerchiamo di tenerle saldi. Dobbiamo dirvi grazie, perché portate avanti queste tradizioni e le mantenete, perché sì, bisogna realmente trasferire i posteri ai giovani e alle nuove generazioni. Sicuramente. Quello che gli altri hanno fatto con noi, perché se noi è arrivato questo messaggio vuol dire che l'hanno tramandato bene e noi dobbiamo in questo modo tramandare il rapporto e il messaggio. Direi di continuare subito con la musica siciliana, so che avete preparato un altro brano. Quindi direi subito di cominciare di seguire. Sull'allegro. Questo è un pezzo un po' più allegro. Più allegro. Bene. Ma parla della famosa Vegenetta, se qualcuno praticamente. In che periodo siamo? Ma siamo sempre all'inizio del Novecento. Sempre lì. Sì. Benissimo. Questa famosa Vegenetta, che è quella che praticamente quell'arnese che serve per fare i buchi. Sì, sì, sì. Il calzolaio faceva i buchi con la Vegenetta. Però c'era qualcuno anche per la politica, qualcuno faccia la birrina, no? Però c'era qualcuno che lo faceva il buco per guardare dall'altra parte della porta, perché c'era la fidanzata che si stava spogliando e lui curioso, e ancora a quel tempo c'erano queste anche piccole trucchetti, no, e lui riusciva a vedere cosa succedeva dall'altra parte. Bene, a Virrinetta. Che a cattare vorrei una Virrinetta, di notte la tua porta aspetto sai, per vedere così quanto sei bella, quando ti spogli prima di porcare, ma ti amo dato così tanto bella, però che tu hai mai visto da normare, la sala porta mi sa spacca zedda, che io di notte ti vengo a trovare, ma ti amo dato così tanto bella, che io di notte ti vengo a trovare. Come potete dormire solita e sedili sul civale da spagnare, se ciò che siete tanto scampolina, che l'ombra stessa ti fa un paure, ci venisse di sera tardo letto e la mattina per non svegliare, ma ci lo è il tuo vostro è stretto letto, caccia lo petto mio a riposare, ci venisse di sera tardo letto e la mattina per non svegliare, ma ci lo è il tuo vostro è stretto letto, caccia lo petto mio a riposare. Il Scialoma con un altro brano siciliano. Preferisco che mi dai il microfono, perché tu ne hai due, sennò se parli con quello con cui canti poi c'è ritorno audio. E allora torniamo a Davide e Scibilia. Quindi repertorio siciliano è penso vasto, diverse canzoni oltre a queste due che abbiamo ascoltato. Sì, loro fanno una ricerca sulla tradizione siciliana che va, come diceva Piero, fin dalle origini. Ed è ricchissimo poi il repertorio della musica siciliana, non si conosce, io poi vivo in Sicilia da 20 anni, ho avuto modo di conoscerla, ma poi ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo Rosa Ballestrieri negli anni 90 a Gorizia, l'associazione siciliana di Gorizia, quindi da lì nasce poi la mia passione. Quando ho cominciato ad ascoltare loro, perché poi Piero ha questa bravura e questa maestria anche nel raccontare detto i temi della musica popolare. Oltre ad essere un cantante è anche un attore, perché recita in maniera... E poi è una passione vera, sincera. E i temi delle canzoni popolari siciliane, non solo della canzone popolare in genere, ti isolano da quella che è la società della distrazione, ti fanno andare in profondità nelle vere cose, nelle cose che sono veramente importanti probabilmente nella vita. Benissimo. Mentre volevo chiedere a Sebastiano, sì, se gli passate il microfono a Sebastiano,
la musica, il tuo strumento, il violino, sì, nel contesto della musica siciliana, ma anche in quella partenopea. Dove hai più soddisfazione a esibirti? Per la musica siciliana o per quella partenopea? Beh, dove è più completo il tuo strumento? Ma sicuramente, sembrerà strano, ma magari anche i miei studi personali, è nella musica siciliana. Dice, ma come mai? La musica napoletana sicuramente è molto conosciuta in, certo, tutto il mondo. Però io posso dire da strumentista, ma anche da studioso, insomma, che la musica siciliana noi veramente ne conosciamo pochissima. È vero. E realmente è una musica così vasta. Noi conosciamo, come ha detto Rosa Baristreri, ma noi abbiamo un repertorio vastissimo, che vanno dai canti d'amore, ai canti del lavoro, che non ha nulla da sicuramente da... Sì, succede quello che succede quando all'estero ci identificano pizza e mandolino, ma di fatto non è solo quello. Certo, Napoli, no, ma lo stereotipo... La Sicilia invece ha tanta bella musica. Assolutamente sì, lo stereotipo, diciamo, dei siciliani purtroppo è sempre... Ciuliciuli sono il repertorio, grozza, sai, non repertorio è cosiddetto da... per turisti. Commerciale. Commerciale. Tutto il mondo conosce Vittina Crozza e Ciuriciuri, ma assolutissimamente non è solo, non è quello, non è solo, proprio quello è solamente uno scherzo. La canzone siciliana che ami di più? Ma la canzone siciliana che amo di più è sicuramente quella d'amore, sicuramente, perché anche perché sicuramente con il violino si esprime, certo, molto meglio, perché con le famose serenate siciliane sicuramente si esprime molto, molto meglio. Ma quella che ti frulla più in testa quando pensi al repertorio siciliano, qual è la canzone che più suoni con più soddisfazione, con più piacere? Ma sempre il repertorio siciliano. Siciliano stiamo parlando in questo momento. Ma sicuramente i brani come quello di Canto a Timuni, ma come altri, quello di Rosa Balistreri, che insomma ha portato come cavallo di battaglia e ha fatto conoscere tramite lei, insomma, un po' in tutto il territorio italiano, nazionale, la voce e la canzone siciliana. Davide Morisci, quindi, invece, nel 90 nasce il gruppo De Cialona. Precisamente fine anni 90, nel 98 come progetto e ufficialmente nel 99. Eravamo quattro elementi. Sì. Con violino, chitarra, una voce che recitava e Piero che cantava, e poi ha avuto varie evoluzioni. E il vostro repertorio era prettamente siciliano. No, ma diciamo fino a 4 anni fa, anche se noi siamo abbastanza camaleontici, sarà che è una dote di chi? Gente del sud. Degli artisti, gente del sud. Sì. E infatti ci siamo sempre cimentati in tante cose, comunque legate sempre alla nostra terra. Come una delle cose particolari è stata delle serate che abbiamo fatto sulle feste del Gattopardo, mm-hmm, e le abbiamo fatte spesso a Catania, una volta particolare ricordo per un convegno di Luxottica, comunque un grosso convegno, c'era una struttura che vicino a Taormina che cercava una compagnia che potesse fare questa serata, sì, del Gattopardo. Dicevo, noi le conosciamo a Roma, ma in Sicilia per caso ho saputo, e noi avevamo fatto una cosa sul Gattopardo piccola e abbiamo fatto una serata a tema, una serata bellissima. Quindi durante la cena, mentre la gente mangiava, noi di Punto in Bianco siamo usciti, no, con tutti gli abiti del Teatro Massimo, quindi c'era il Quartetto d'Archi, c'era Don Calogero che lo faceva Piero, pure Davide c'era, diciamo che ci ha inventato, facevo Tancredi, e quindi diciamo nasce Cialoma, Cialoma legata alla nostra terra. Quindi abbiamo fatto varie produzioni. Cialoma perché intanto? Cialoma è il termine che sta a rappresentare un po', quando oggi si dice una cialoma, il canto dal mare, cioè, bene, quindi il canto che accompagna le fatiche dei pescatori. Abbiamo voluto dare questo termine per la nostra compagnia e ce lo portiamo dietro. È un termine poco conosciuto, ma è un termine siciliano. Io so, correggimi se sbaglio, che l'ispirazione per aggiungere anche il repertorio napoletano nasce da una tournée che avete fatto in Campania. Sbaglio? Sì. Informazioni prima. Una cosa un po' singolare. Avevamo fatto uno spettacolo sul Regno delle Due Sicilie, le due Sicilie che furono uno, che abbiamo portato anche in giro. Dopo questa esperienza, un'agenzia norvegese, dice, perché norvegese? Così è capitato, sì, ci ha visto e dovevo organizzare questa tournée in Costiera Amalfitana, quindi Positano, sì, Sorrento, beh, e devo dire che là
oggi si sente tantissimo, cioè andando a Sorrento, ho una delle esperienze che mi ricordo è che a Positano abbiamo incontrato i mandolinisti anziani di Positano e ci siamo messi a suonare tutti insieme, quindi là ancora oggi si sente la musica popolare. Comunque questa agenzia ci ha commissionato questa tournée e abbiamo fatto Capri, bellissima serata fatta a Capri, un po' a mo' di salotto in piazza Umberto I di Capri, Capri, Pompei, da là è nato questo quest'amore verso questa musica. I siciliani musica. Che cantano in napoletano, ma io so che molti sono più bravi i siciliani forse a cantare in lingua napoletana che forse gli stessi indigeni napoletani. Spesso succede questo. Lo so. Cominciamo allora a dare un saggio del vostro repertorio napoletano con un'altra vostra interpretazione. Va bene. Cosa avete preparato adesso? Abbiamo due brani. Prima c'è un brano un po' più melodico. Bene. Che comunque appartiene alla tradizione, alla vecchia tradizione napoletana, che è Due Paravise. Ascoltiamolo. Grazie. Che professor, ricongerti, lui ogni una bevana che fa. Figlia della chitarra, mandoli, e ne volevo tornare. A San Pio si ferma il mi va a salutare. Si te pazzo che decido, non vorrei resta qua. Vuoi ma fa sentire. Paravisa da cantare, sospira ma se musica e passione, roba che sulla Napola si fa. E a sera un paravisa si canta e tutte sante e per assentire. Un repertorio tu forneva mai, Carmelo sole mie, Maria Maria. A San Pio queste canzoni solo Napoli può fare, e la vita è su Barcona, e a San Pio questa città. E sotto sole a luna voi sentite, di voce, caso voce, gioventù, se poi scende da là, non lo creda, voi in paradiso non tornate più. Ma dopo poco da malinconia, i vecchi se sentì per via, soffrevano un po' di nostalgia e a Napoli volevano tornare. A San Pietro, se permettete, noi lo avevamo a salutare. Ci da pazzo, che dici? Non volete restare. Noi sì. Non so fa passare, così la casa rientra mare chiara, o paradiso nostro e chi non l'ha. Grazie. La musica del giro intorno questa settimana con lo speciale della musica classica napoletana insieme ai Shaloma, Piero Giovenco, ma anche Rosario Giovenco che è il fratello, anche lui voce del gruppo. Sì. Chi è più bravo? Ma sicuramente in questo settore lui è più bravo. Perché è più grande? Sicuramente. No, è più bravo, sicuro. Io ho sentito te, anche tu. No, è più bravo. È più bravo lui perché intanto è più anziano di me. Tu hai un valore aggiunto, però comunque, suoni la chitarra, lui no. Tu sei anche musicista. Ma comunque ho fatto una battuta, insomma, è più anziano, è più grande di me. Cantante, però, no? Sì. Quindi è stato da trai, no? Sei un po' stimolato. Sì, diciamo che mio fratello ha pure lui, come dire,
così è stato attratto da questa musica, ma sicuramente l'aveva dentro, magari io gli ho dato un po' la spinta. È chiaro che i tempi erano già cambiati e magari ha avuto più possibilità ad applicarsi di più, perché magari, ecco, certo, diciamo, era il più piccolo, sai, e il papà le accontentava un po' di più. Noi eravamo un po' più grandicelli, dovevamo pensare ad altre cose, certo, ma certo, senza mai perdere questa propria passione per il canto. Giuseppe Girgenti invece è il contrabbassista della band. Sì, Giuseppe, ciao. Allora, Io mi reputo un pesce fuor d'acqua a questo punto. Perché? il contrabbasso è fondamentale per la musica famiglia, napoletana, quindi, no? Ah, il contrabbasso. Il suono del contrabbasso credo che non c'entri niente con la musica prima siciliana, perché è uno strumento che veniva, è sempre stato utilizzato per la musica classica, ad sì, ogni modo. Sì. Ricordo che nei tempi dei tempi c'era uno strumento che era molto simile al contrabbasso, che è Ucitarruni, ed era uno strumento che Ucitarruni, proprio detto in siciliano, Ucitarruni. Ucitarruni era uno strumento un po' più piccolo del contrabbasso, che veniva portato veramente a spalla, con una cinghia, che possono avere per la spalla. Sì, lo so, se una volta mentre c'era il trionfo, il perfetto, testino, ecco, come non lo ricordo, anch'io ho qualche anno. Non vuoi, anch'io con questo strumento, anche se non è niente a che vedere con la musica popolare, sono riuscito... Però sappiamo che la band di Carosone, per esempio, è il contrabbassista, quindi ho parlato della musica popolare siciliana, naturalmente è uno strumento d'accompagnamento, no? Quindi è utilizzato... I suoni bassi in qualsiasi melodia sono fondamentali. Sì, sì, è utilizzato naturalmente per un genere dove non possono... tutti i generi musicali, direi. Sicuramente. Sì, sì, sì. Il nostro mandolinista, invece, lui è Raffaele Pullara. È il più giovane del gruppo. Sì. Come si fa? Come si sta a suonare con gente... Ci si fa poi l'abitudine. No, è singolare il fatto che tu suoni uno strumento che solitamente è dedito a qualche maestro che ha qualche anno in più. Invece tu hai la passione propria diretta per il mandolino o suoni altri strumenti? Sì, suono anche altri strumenti, però insomma mi è sempre piaciuta la musica popolare, quindi un po' mi sono avvicinato grazie alla musica popolare, anch'io. Poi quindi quali altri strumenti suoni oltre al mandolino? Il violino e la fisarmonica. La fisarmonica. Sì. Beh, totalmente diversi, fisarmonica, sì, mandolino, completamente. Però. Il violino è più simile al mandolino. Quanto studia, quanto lavora al giorno un musicista che suona il mandolino? Beh, io sto studiando, sono uno studente del conservatorio, studio mandolino, bene. Però insomma bisogna studiare, sì, tanto. Come qualsiasi altro strumento quando si studia seriamente. Torniamo a Davide. Davide, impegni futuri della band, del gruppo, dell'ensemble? Stiamo lavorando alla tournée estiva, abbiamo aperto il 2013 con un concerto straordinario a Città del Mare, molto bello. Sì, adesso... parlato che è stato molto bello. Sì, anche la cornice meritava per Carnevale, quindi poche settimane fa. Sì. E adesso stiamo lavorando alla tournée estiva, quindi andremo più nelle piazze piuttosto che nei teatri, cosa che si addice più all'inverno, e adesso ci si muove. Benché siano tempi difficili, però ritengo che se c'è musica di qualità e c'è anche la capacità di coinvolgere le persone, si lavori lo stesso, ecco, quindi siamo fiduciosi. Abbiamo sicuramente ingolosito le persone che ci stanno ascoltando con la vostra bella musica, quindi direi di continuare, quindi fare ancora un'immersione nella vostra bella musica con il prossimo brano. Noi possiamo finire pure alle 10 di sera, perché abbiamo tanto di quelle cose per tempi televisivi avremo 60 minuti, abbiamo già trascorsi dei 30. Poi parleremo dell'esperienza con i norvegesi. Certo, parliamo di norvegesi. Ma che sono nati in campagna e hanno fatto musica napoletana, vanno in Norvegia, faranno musica popolare norvegese. Mi sembra giusto, no? Vediamo un po' la lingua. Ci stiamo attrezzando. No, ma non avrebbe problemi, penso, immagino. Ma noi facciamo 6. Non c'è bisogno di zigra, adivina non c'è. E come facetto mamma, te io sai.
pezzo d'oro, e può passare prezzo d'oro. Mamma tua sa pazzandie, mamma tua sa pazzandie. La gente vuole lo sapere, la gente vuole lo sapere. È la mia tua moneta, è la mia tua moneta. La gente vuole lo sapere, la gente vuole lo sapere. Cosa sapere che non ci servette, cosa sapere che non ci servette. E la miniera sarà sana, tutta fatta milagrana. Se volesse fosse grezza, va a passare, non c'è sta prezza. Non c'è bisogno di inga, a divina dolce. E come faceva mamma, dai io saccia meglio te. Non c'è bisogno di inga, a divina dolce. E come faceva mamma, dai io saccia meglio te. Grazie. La CTS Digitale 90, il canale 90 del Digitale Terrestre. Piero, dammi il microfono, se no parli sempre con due microfoni. Sì. Allora, i piccoli segreti, i piccoli trucchi per preservare questa voce così squillante, così piena. Beh, i piccoli trucchi sicuramente sono quelli sicuramente che meno male conosciamo tutti. Intanto grande rispetto per questo dono che Dio ha dato, e sicuramente lui è quello che comanda tutto, no? Poi c'è il buon senso. Molti non lo pensano più, ma è così. Insomma. Ma è così, perché io penso che ognuno appunto ha avuto qualcosa, io l'ho avuto, ringrazio Dio di averla avuto, da una vita che canto, perché si può dire che forse quando sono nato mia mamma mi disse, ho sentito un acuto del tipo, che bella cosa, nel senso vedevo il mondo, ho detto che bella cosa, per cui... canto da sempre, però il rispetto e la cura, anche studiare, sicuramente l'applicazione, sicuramente è molto importante. La tecnica vocale sicuramente ti aiuta tantissimo. Raccontami qualche aneddoto invece, qualche volta che magari eri afono, poteva capitare, o giù di voce, che beh, è successo? Sì, come te la sei cavata? È capitato perché purtroppo in questo mestiere, magari è come dire il colpo della strega, no? Come no? Tu stai facendo una cosa e ti succede quella cosa. Beh, diciamo, mi è capitato sia di avere una bella influenza da essere afono e poi un fattore di raucedine che viene perché magari fuori con questo tempo magari che c'è può capitare. Eravamo a Bagheria a fare un matrimonio e il papà della sposa mi fa, dice, senta, sappiamo che lei canta bene le canzoni tipo classiche napoletane. Ci canti qualcosa perché noi ci vogliamo deliziare, non ci sono problemi. Mamma mia, ero così, però lì viene fuori, ecco, un po' l'esperienza, certo. La simpatia. Io cantai allo sposo e alla sposa così fatta, sussurrando. Dice, ma perché? Perché le serenate vanno cantate direttamente. È sussurrato, a quelli non c'è bisogno di... A meno che non le fanno al balcone. Quelli che sono la coppia che diciamo, e quindi, vuole sentire. E quindi è andata così, però avevo sicuramente dei musicisti che mi supportavano bene, perché è poi si fa anche un lavoro di squadra. Bene. Un vostro progetto, che è questo qui, signorei, vorrei parlarne con Davide. È un vostro album che è stato inciso in che anno, Davide? 2005, questo già è passato 2005. Un po'. Quindi è datato, però diciamo un lavoro. È partito un bel lavoro, sia come per la collaborazione che abbiamo avuto, principalmente di Ruggero Mascellino, che è un grandissimo musicista palermitano. Salutiamo, anzi, Ruggero, ciao. Che è anche un amico. Certo. E quindi è un bellissimo lavoro. E poi particolarità, è stato dedicato a Gabriella Ferri. Sì, dice, volevi parlare di questo, perché, una situazione particolare. Perché lei è venuta meno in quel periodo, proprio nella fase della registrazione. Sì. A me lega un'esperienza fatta con Gabriella Ferri a Roma. Ho avuto l'onore di accompagnarla in un brano che è Quanto sei bella a Roma. Beh, canta da lei. Era una festa privata, un personaggio, un artista, una grande com'era, artista. È abbastanza un artista a tutti i punti di vista, esuberante con la sua testa. Ma com'era, scostante? Era vero che diceva no, era matta, era vero che diceva questo, un po' matta. Sì, no, ma non è matta, ovviamente, infatti. Però era abbastanza generosa. Quando io ero là,
perché ero con un amico e neanche un artista romano, ero là per questa occasione e devo dire che in compagnia è veramente una grande artista. Però con tutti gli artisti che purtroppo non hanno la fortuna di vivere e del favore dei media, è andata nel dimenticatoio, ma tanti artisti che veramente tanti grandi che non ne parla, sì, più nessuno. Completamente, anche se devo dire. Io vorrei salutare e citare a proposito dei grandi artisti di cabaret nostri siciliani, cioè faludesi, che erano i Cavernicoli. Sì. E adesso Pio non c'è più neanche Nico, ma non ne parla più nessuno. Esatto. E invece hanno scritto la storia, dell'arte siciliana. Abbastanza. E questo è un modo, un motivo per poterli salutare e dire siete grandi, dove siete, grandi, veramente. Piero, continuiamo con la musica perché ci piace, la vostra musica ci piace e piace farla ascoltare ai nostri amici telespettatori. Facciamo sentire la voce di Rosario. Direi. Rosario oltre a suonare canta. Direi, è un vantaggio. Allora lui si riposa perché non può fare tutto. Io ce l'ho una sempre. Chi sento e chi mo canta presso me. Uè, petramente, s'affaccia una bave, per tutta sta marina, a procita resina, se dice guarda là, una femmina caffè. Maruzze, e mi slinta l'occhio e me mi sbietta a me, non dispiace, sto cuore mi fa sbattere, più forte che non quando ce le scuro. Roge, ma fai morire, Maruzzele, Maruzzele. Chi mi aiuta, se tu non vieni a m'aiutare, m'è venuta voglia ardente da passare e viene da noi bella e damma sta bocchiella capo ma problema e zucchero se lo fa Maruzzella, Maruzzella e mi slinda l'occhio mare e me a me non dispiace, sto cuore mi fa sbattere più forte non quando cielo è scuro. Prima mi dice sì, poi roce roce ma fai morire, Maruzzella, ora mi fai sbattere più forte di un quando cielo scuro. Prima mi dice sì, poi roce roce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Prima mi dice sì, poi roce roce mi fai morire, Maruzzella. Maruzzella, Maruzzella, Maruzzella.
c'è. Caro Piero, che belle voci, mamma mia. E fra l'altro siamo contenti che oggi, grazie a questa trasmissione, nelle vostre case è entrata la musica classica napoletana, quella giusta. E vi consiglio di venirli a vedere dal vivo, perché è un altro effetto ancora. Io sono qui con loro, credetemi, brividi, perché queste voci accompagnate dalle melodie dei grandi amici, maestri, musicisti, è veramente da non perdere. Quindi prossimi appuntamenti estivi, abbiamo detto. Sì, prossimi appuntamenti. Io volevo ricordare che, oltre a vedere un video promozionale su YouTube digitando Neapoli Mad Ensemble, perché questo progetto sulla musica partenopea si chiama Neapolis Mad Ensemble, andando su www.meridiano13.com possono contattarci e c'è anche un sito istituzionale, sì. No, ancora no, no, ci stiamo lavorando. Sto lavorando, benissimo. Poi scusami, volevo ricordare che oltre alla musica, lo spettacolo è fatto anche di Lazzi, di Macchietti. Ecco, io vorrei parlare proprio di questo. Danino Taranto, Pulcinella. Io volevo parlare di questo. Quali sono i personaggi che fai? Perché oltre alla musica siciliana e quella della parte europea, c'è anche questo intermezzo con le scenette recitate. Danino Taranto, se non sbaglio, le vecchie macchiette. Io un po', da Tabarin. In questo contenitore, oltre che la musica, diciamo, la maschera classica, che è quella di Pulcinella, il varietà, il famoso varietà degli anni 30, che si è perso, come dicevi tu, quante cose si perdono, e io l'ho voluto riprendere, perché quel varietà, quelle macchiette, diciamo, sono state fatte da grandi artisti. Uno di questi era sicuramente Nino Taranto. Sì. Nino Taranto ne ha fatto tantissime, erano delle parodie un po', diciamo, con doppi sensi. Col doppio senso, sappiamo. Però, diciamo, tipo la panzè, no? Però ti voglio fare un'imboscata, ti voglio chiedere una cosa, perché io ho seguito il Golden, il vostro concerto, e ho visto la poesia che ha citato di Pulcinella. Mm. Adesso con un piccolo sottofondo musicale, non lo accendi, per favore. È una cosa molto bella. Le origini di Napoli. Una cosa molto bella, toccante, vorrei. Anche 30 secondi. Vi è stato detto che la città di Napoli antigamente è nominata Partenope, nata come per incanto un coppa una spiaggia dove è tamburina sirena. Detta appunto Partenope. Partenope, sirena morta per amore di Ulisse. Tutto vero. Ma non vi è stato raccontato il resto. È triste morire per amore. E non è niente ovvero che dopo uno per questo profuma di violette, eh no? Ho morto per amore. Vede come tutta la morte, anzi di più. E a così la bella sirena morta per amore, vedeva come una sardella qualunque che è stata sotto un sole nel natasano. Io fede impestava i boschi, i prati, e la gente si domandava, ma rovine chi su fede? Sinacca non si faceva tagliare la vecchia. A bascia la parina, a giovista una specie di pesce in fracciata. E stanno tutto attorno a sta malora. In coppa spiaggia a centinaia, a migliaia. E la sedeva, mezza femmina, mezza pesce. Sempre là. Che faceva, che non faceva. Sì, ma qualcuno la deve pure levare da là. Tu, io. Adesso stai dicendo, ma tu sei fuori di te, ma tu sei pazziato. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Tanto tempo passava e niente cagnava. E così cominciò a crescere la prima cosa. Poi nascette i primi mestieri. Uno venne pure con l'espremuto, un altro venne veccozzo. Un altro più furbo ancora venne veccozzo con un espremuto alla coppa. Chiamma che sono fresche, chiamma che me sono mangiato pure io. Il tempo passava e niente cagnava. Ma chi lo deve levare quel pesce fedele dalla terra? La popolazione, io veramente devo togliere l'autorità. Tocca a te, non tocca a me, tocca al re. Sono passate le dominazioni, così pure le popolazioni. Ma ho fede e la monnezza sta sempre là. Piero Giovenco, artista, una poesia che è attualissima. Sicuramente, è molto perché attuale. La monnezza non è ancora cambiato, è nei secoli non è cambiato niente. Quante volte sono passate? È incredibile. Le popolazioni, potrebbe essere stata scritta anche la settimana scorsa, anche ieri mattina, attuale, dopo i risultati attuale, che abbiamo avuto. No? La monnezza è anche la metafora. È la metafora, non è solo la monnezza. Può essere anche tutto è metafora di quello che ne effetti. La metafora sicuramente che... E non coinvolge soltanto la città di Napoli. Coinvolge tante altre cose. Non soltanto la città di Napoli. Allora, come sempre succede nei concerti, per esempio, a un certo punto, perché la gente vi segue, vi acclama ed è contenta, esce fuori l'allegria, la fase
incalzante del concerto. Facciamo qualcosa senza uno stop, magari abbiamo ancora 10 minuti, almeno 4-5 minuti veloci. Un middle, vediamo un po'. Io propongo, attenzione, non avevamo concordato, amici, non avevo concordato, quindi vi sto forse vedendo difficoltà, ma sono dei grandi maestri, non hanno di questa difficoltà, è vero Piero? Ma noi diciamo che allora, siamo... come si fa nei concerti? A un certo punto la gente si alza e comincia, perché l'ho visto. Si alza, con gli striscioni ancora no, manca poco però. E comincia a cantare, intonare, a cantare con voi, visto che veramente partecipa in maniera attiva ai vostri concerti. Questo è vero, sì. Quindi a un certo punto esce fuori una miscellanea, un midre di canzoni che sono proprio forse le più conosciute, ecco perché magari, ma fatte in maniera veramente... Facciamo due che sicuramente sono conosciute. Benissimo, ascoltiamo i Shaloma. Caro Sone, ma dico un successo così che resiste da non so 60 anni, che veramente la portate tutti, è qualcosa di spettacolare. Sono riusciti a scrivere dei pezzi, delle canzoni eterne, secondo me, artisti a 360. Ma che farò, bissiamo un altro pezzo, ragazzi? Thank you.
la compagna vega me, sulla te, casina mi, e ti porto per quartier, a tu sola non so me, e se vede tutto riesco, e sarà male finest, e capisci com'è bella, a città e volgere, com'è bella, com'è bella. Città e volgere, com'è bella, com'è bella, città e volgere. Mi dispiace solo a me, ma l'orgoglio che sta in cielo, c'è morti di ogni cuore, le mani che lo tiene, ma non tiene la coscienza, ma non tiene la rispetto, come fanno a figlia suone, quando è a sera d'intoglie. D'intoglie, d'intoglie, quando è a sera d'intoglie, 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 quando è a sera d'intoglie. Mo ti porta a Margellin, sempre che non viene preso, e se cinca de mattina, quando traffico per me, è permesso tutte cose, non perché te ne utilizzo, ma perché sono sempre pari, è soltanto per dischietto, per dischietto, per dischietto, è soltanto per dischietto, per dischietto, per dischietto, è soltanto per dischietto. Mi dispiace sulla me, ma l'orgoglio che sta in cielo, se mortifico ogni giorno, e non c'è mattina a scuola, che nessuno può fare niente, c'è zucca ma caramella, come dolce, come bella, a città è pulecene, come dolce, come bella, a città è pulecene, come dolce, come bella, a città è pulecene. I che sono musicanti, e mi sento fortunato, cante sono sole e canta questa bella serenata, e perché sono innamorato, perché forse ci sono nato, ho verito com'è bella, la città è pulecene, com'è bella, com'è bella, la città è pulecene, com'è bella, com'è bella, la città è pulecene. Siamo quasi al termine della trasmissione, caro Davide, direttore artistico anche tu di questo gruppo. E allora, prima di passare ai saluti, direi di concludere la puntata con un vostro pensiero, per quello che realmente è il vostro obiettivo, il vostro progetto. Io dico sempre che noi ci divertiamo. Bene. E se alla base noi ci divertiamo, riusciamo a divertire il pubblico. Ed sì, è quello che poi ci viene naturale, ma poi è l'arma, se arma si può chiamare vincente, per i nostri spettacoli e per quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Il vostro prossimo lavoro è pronto per il vostro album? Noi abbiamo proprio in questa fase, stiamo registrando un CD che sarà più dedicato alla musica partenopea. Bene. Anche se ci sarà un brano che sarà una chicca, che non voglio, con una collaborazione grossa che non voglio svelare, quindi poi quando sarà pronto, prevedo sarà pronto fra un paio di mesi se tutto va bene, perché poi alla fine noi viviamo quello che è l'autoproduzione. Certo. Ci produciamo tutto attraverso spettacoli e ovviamente, come Davide mi insegna, perché è lui che poi cura questo lato, diciamo, non è un periodo favoloso e lo sappiamo, basta accendere il telegiornale o altro, sappiamo quello che viviamo. Però di sicuro abbiamo questo lavoro del CD. Adesso che c'è finalmente un governo solido. Sicuramente. Ora si smuoverà. Come no, speriamo. Ringraziamo Davide Morici. Sebastiano Zizzo invece. Sebastiano Zizzo, volevo seguire, sì, saluto. Volevo cogliere l'occasione, insomma, di questa presenza qui, perché so che comunque questa trasmissione, insomma, viene anche trasmessa. Sì. Oltre oceano, Stati Uniti, cioè, e Canada, grazie Stati Uniti a e Canada, approfitto appunto di questa occasione per salutare amici nostri che siamo stati noi a Toronto e a Montreal per fare degli spettacoli lì ai nostri conterranei.
certo, siciliani, di salutare proprio il presidente del CSNA, Confederazione Siciliana Nord America, Anthony Avola, e l'avvocato Tony Maniaci, che sono diventati nostri, bellissimo, amici, perciò li salutiamo. Mi raccomando, CTS esporta sempre dei buoni prodotti di qualità, oggi ancora di più con questo bel prodotto di musica partenopea classica, grazie ai Shaloma, e quindi salutiamo i nostri amici conterranei, ma non soltanto, anche i canadesi e gli americani. Certo, abbiamo la possibilità. Salutiamo tutti. Bene, Rosario, grazie. Volevo ringraziarti della tua presenza. Grazie a tutti voi che ci avete invitato e ci avete dato la possibilità, insomma, di farci conoscere anche nella televisione, insomma. Bene. E quindi non mi resta altro che sperare, insomma, augurare che questo progetto vada avanti per anni futuri, insomma, che possate veramente continuare, e possa avere un servizio stupendo con il nostro Davide Scibilia. Grazie Girgenti, grazie anche a te di essere stato presente. Sì, grazie a voi naturalmente per l'ospitalità. Credo il chitarrone la prossima volta lo porti, portalo. Credo che sia difficile. Portalo. Mi fermo, è scomparso. E quindi al giovanissimo Raffaele Pullare un grazie sentito per questo strumento bello che è il mandolino, che ricorda veramente Napoli, il golfo di Napoli. Chiudiamo con un'ultima interpretazione, con cosa chiudiamo, Davide o Sebastiano, quale? Nottate Sentimento è un brano appartenente alla tradizione popolare napoletana, partenopea, e non è per augurare di andare a letto, quello sicuramente no. Però è una bellissima serenata che abbiamo riarrangiato, quindi chiudiamo con questo brano. D'accordo, un saluto per Davide Scibilia, grazie. Salve a tutti, a presto. Mi raccomando, informaci su tutte quelle che saranno le iniziative e le attività di questo gruppo fantastico. Meridiano13.com trovano tutti gli appuntamenti. Volevo fare solo un ringraziamento che è colui che ci segue a livello fonico, perché se è uno spettacolo buono si fa, Giovanni perché Messina. È Giovanni Messina, sì, il suo service, perché c'è chi ci fa ascoltare. Ma a questo punto anche i nostri tecnici che hanno tutto, ma noi io vi ringrazio, ringrazio te che ci hai invitato, ringrazio tutta CTS. Chiudiamo con Piero Giovenco. Piero, grazie, noi ci conosciamo da un bel po' di tempo. Io ringrazio. So quanto tu ami la musica e quanto tempo dedichi a questa. Sì, sicuramente la mia vita. Guarda, io penso che quando hai fatto trova, lavori, quando vita, uno hai sempre cantato. Sì, quando uno trova qualcosa che la paga, non la deve mai lasciare. Per me la musica è questa. Poi ho trovato anche degli splendidi, meravigliosi compagni di viaggio. Bellissimo. E speriamo di continuare a grazie così. Piero, grazie, bocca al lupo, auguri, e ai nostri amici in ascolto alla prossima puntata, che sarà speciale come quella di oggi. Grazie, alla prossima. Che notte, luna, che mare, stasera mi pare c'è da bisognare. Quest'aria serena che scimpa do cuore, sospiri d'amore, dormi non si può. Chiare a luna d'occio vienta, cal mio mare caro lì. Stanottata sentimente non è fatta bene. Dormi. Più bella, più dolce, stanotte sarria, si tu, vita mia, venisse a bucare. Storia d'amore, seconda se viene, si cara ma tiene, risponde che sì.
viento al mio mare caro lì. Stanotte e sentimento non ne fatto sentimento non ne fatto bene.